Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo pronti a conoscerlo direttamente da Roma, Fasma. Ciao a tutti. In realtà Tiberio, non so, sì. Agli amici... Tiberio, no, Tiberio, no, i miei amici okay. Mi chiamano Fasma. Fasma, un nome particolare, Fantasma, sì, Fasma. Sì, diciamo che c'ha un significato un po' il poter comunicare senza aver bisogno di stare là, ecco, il poter comunicare tramite questa musica. Ok, intrepidante attesa che arrivi la giornata dell'esibizione. Ho voglia, sono intrepidante di salire sopra quel palco. Ho voglia di far vedere che cosa ho voglia di sentire quel palco e farlo sentire agli altri. Ma da quant'è che va avanti tutta questa smania? Diciamo che questa foga di voler dimostrare ormai ci convivo, cioè nel senso comunque ti ho detto ogni giorno si sveglia pensando che bisogna fare qualcosa in più. E ora ho la possibilità di farlo, e perciò proprio per questo, visto che ci tengo a questa musica, è normale che mi procuri nervosismo. La tua storia è particolare, ma comune a tanti giovanissimi che arrivano, cioè inizi a fare musica per esigenza forse. Totalmente. Con la tua crew. Totalmente. Senza etichette. Totalmente. La nostra etichetta abbiamo creato, pensate. E poi cosa accade? E poi niente, poi succede che non era più un nostro sogno, ma era un sogno di tutti, e piano piano le persone ci hanno iniziato a capire, no? E da lì abbiamo iniziato a metterci sempre di più in gioco, sempre di più dimostrando quello che siamo, e andando avanti col tempo, invece di cambiare, abbiamo ancora affermato di più quello che volevamo portare. Perciò magari ci abbiamo messo un po' più di tempo, però siamo dove volevamo stare e con chi volevamo stare. Alle vostre condizioni. Totalmente, cioè sì. Credo che le nostre condizioni non sono da pazzi sfolgorati, sono delle persone che chiedono quello che in cui credono, semplicemente. Parliamo del brano, ce lo presenti? Per sentirmi vivo, l'ho scritto io e l'ha composto Gigi, che mi accompagnerà sopra il palco, nonché mio migliore amico, che starà sopra il palco con me a suonare il pianoforte. Beh, quello è una cosa bella, cioè avere il migliore amico di fianco in una... Sembra, come ho detto prima, cioè prima magari stavo agitato pure per quello, mentre lì la viviamo insieme, un dialogo diventa. Quindi questa canzone, qual è il messaggio che vuole mandare? Il messaggio è molto personale, credo che le persone, io spero che questa canzone possa essere la luce in un momento di buio per qualcun altro. Per me è stato questo e spero che possa arrivare questo tipo di messaggio, perciò un messaggio molto impersonale ma molto personale. Qual è il tuo rapporto con i live in genere, al di là di Sanremo? Impazzisco. Ti piace? Adoro. Io mi sento vivo, quando sto sopra il palco io mi sento dove devo stare. Sento che tutto quello che pensavo che ho sbagliato nella mia vita, se mi ha portato là, allora ha fatto bene. E invece hai qualche preparazione particolare prima di salire sul palco? Ah, dici un rito scaramantico? Sì. Niente, forse una preghiera con gli amici. La prima persona che chiamerai dopo l'esibizione? E la mia ragazza. Oh, molto romantico. No, ma perché lei sa quanto tutto questo vale. E so che mi potrà far capire anche a me quanto, perché poi mi faccio prendere io, lei mi riporta sulla terra, Beh, le coppie d'altronde sono esattamente infatti questo. È per questo che ci sto insieme. Perfetto. E per concludere ti chiedo solo un saluto ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Bruno in quella camera. Un saluto a tutte le persone di Radio Bruno, vi auguro una buona giornata, un saluto da Fasma, barra Tiberio, un saluto da Roma, UFK e famiglia. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,